Poracci, Super Mario Sunshine compie 20 anni dalla pubblicazione in Giappone e siccome siamo in piena estate, secondo me è giusto celebrare e ricordare uno dei titoli che molto spesso viene ingiustamente ricordato come il peggiore dei Super Mario in tre dimensioni. Chiariamoci, se confrontato con gli altri esponenti del filone, sicuramente è quello più imperfetto, ma nonostante tutto, secondo me Sunshine conserva un fascino inarrivabile e tanti piccoli elementi che poi magari si sono persi nel corso degli anni, come una coerenza di fondo stilistica che magari un Odyssey non riesce ad avere. E proprio per festeggiare questo importantissimo compleanno voglio sapere anche la vostra, soprattutto nel corso degli anni, che idea vi siete fatti di questo capolavoro, se magari lo avete giocato la prima volta su GameCube e come me siete dei poracci con una certa età, o seppure l'avete scoperto più recentemente grazie alla 3D All Stars Collection. Insomma, che effetto fa giocare nel 2020 per la prima volta un platform uscito su GameCube? Vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo fra pochissimo con un nuovo video.